Buonasera a tutti da Davide Ferrari e da JB Cars. Questa è la terza puntata di Jaguar Heritage by JB Cars, un po' la storia delle nostre berline, delle nostre sportive, della storia di Jaguar. Qui davanti abbiamo un esemplare della nostra collezione privata, la vettura non è in vendita, del 1994 con soli 76.000 km. È un modello storico, uno dei modelli più longevi della storia di Jaguar, pensate che è stato prodotto per 21 anni quasi, dal 1975 al 1996, la Jaguar XJS, sia cabrio che coupé, qui abbiamo una splendida versione cabrio, e nel corso di 21 anni è stata costruita in tantissime varianti di motore. Andiamo a scoprire questo tipo di motore. Questa diciamo che è una Final Edition, è una delle ultime versioni perché è del 1994 e qui montava un affidabilissimo motore 6 cilindri in linea 4000 che era condiviso, come spesso succedeva in quegli anni, con la nostra berlina. Non solo le motorizzazioni ma anche i telai, perché XJ e XJS condividevano bene o male lo stesso telaio, come nella prima puntata avevamo fatto vedere che le XK8 degli anni 90 condividevano anche lì il telaio con l'XJ, con la berlina, anche perché in quegli anni le sportive di casa Jaguar erano sì sportive di design, però prediligevano più la comodità, quindi dal telaio di una berlina molto comoda veniva disegnata una silhouette felina e molto sportiva, sempre cabrio o anche coupé. Nel corso degli anni, dei 21 anni di onorata carriera di XJS, sono stati montati prima i motori 12 cilindri raffinatissimi, molto complessi, che venivano montati anche sulla berlina, il 5.300 centimetri cubici 12 cilindri, che poi è diventato un 6.000 12 cilindri, poi è arrivato anche un 3.6 8 cilindri. Nel corso di 21 anni sono cambiati molti motori e anche i cambi, sia cambio manuale, veniva montato anche il cambio manuale su una vettura sportiva di questo genere, ma anche i primi cambi automatici, prima a 3 marce, pensate, e poi a 4 marce, come quello che vedete su questa vettura. È uscita nel 1975 la Jaguar XJS e doveva essere l'erede della E-Type, della Jaguar, è una delle auto più belle di tutti i tempi. Potete immaginare che eredità pesante riceveva, non era facile nemmeno pareggiare quello che la Jaguar è stata per il mercato dell'auto e per il design delle vetture sportive. A mio avviso una delle tre auto più belle di tutti i tempi, la Jaguar, ma io sono di parte. XJS riceve questa eredità e riceve anche molte critiche per il design, perché è una vettura che rompe un po' gli schemi delle Jaguar sportive degli anni 50 e 60 e poi anche dell'inizio degli anni 70. Linee più squadrate, un muso affusolato, piatto, una vettura quasi americana come design. Di fatto in America ha avuto molto più successo quasi che in Europa, è stata apprezzata molto più nel continente americano rispetto che all'Europa. Però devo dire che negli anni si sta rivalutando anche il mercato dell'usato, sta facendo tornare in auge il design di Jaguar XJS e qui in JB Cars potete vedere uno splendido esemplare. Andiamo a scoprirla all'interno. Entrare in un'auto di questo tipo si sente fortemente il profumo della pelle, rigorosamente pelle vera, e subito balza all'occhio anche la qualità degli interni per quanto riguarda il legno. Un legno comunque, un radica di noce molto acceso, col pomello delle marce in legno e soprattutto, come parlavamo l'altra volta sulle XK che era una possibilità, il volante in radica di noce, anche quello a livello di sensazione, di touch, è qualcosa di classico, che rimane classico negli anni. Vediamo alcune sciccherie. Innanzitutto la radio con il mangianastri, con le cassette, una cosa che penso non si veda da decine d'anni, col frontalino estraibile, rigorosamente marchiata Jaguar, il clima automatico monozona e i primi cristalli liquidi con i bottoni non touch ma proprio fisici. Un'altra cosa che si vede per le prime volte sono i sedili elettrici a regolazione elettrica direttamente sulle portiere, molto molto comodi, che per l'epoca erano una cosa incredibile, e doppio posacenere
ricordiamo di non fumare che fa male, però doppio posacenere per guidatore e per passeggero, un'altra cosa ancora molto vintage con lo stemma Jaguar nel tunnel centrale. E come tutte le cabrio inglesi che si rispettino, anche la XJS aveva la capote in tela. Qui, quando è richiusa, viene coperta da una protezione rigorosamente in pelle che può essere ripiegata e riposta nel baule posteriore. Adesso vi faccio vedere anche la chiusura, una cosa molto importante, la chiusura è elettrica. E per risparmiare spazio nel tunnel centrale, avete notato dov'è il freno a mano? A sinistra del guidatore. Guardate anche che chiave. Capote ad azionamento elettrico, comunque per l'epoca non è così scontato. E andiamo a bloccare le sicure in maniera manuale. E quando accendo la radio, magicamente l'antenna compare dal posteriore. Questa era la terza puntata di Jaguar Heritage by JB Cars. Stiamo preparando alcune sorprese per le prossime puntate. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook e YouTube. Grazie a tutti da Davide Ferrari e JB Cars.